orario per batterti. Allora, vorrei sapere quali sono state, diciamo, quello che ti ha fatto più soffrire del tuo avversario, quali sono stati i suoi colpi più pesanti, le sue armi più potenti? Lui che schivava e rientrava con i colpi, è stato forse quello che mi ha messo un po' in difficoltà. Poi per il resto, per la lotta, sono stati pari, a parte due volte l'ho portato per terra e basta, però è stato bravo a schivare e rientrare, quello sì. Che esperienza hai tu in queste discipline? Non è la prima volta che combatti in gabbia? No, eh sì, questa è la prima volta, ho fatto altri tre incontri sul ring, sempre di MMA, classe C, questo è il primo in classe B, sono contento, devo migliorare ma sono contento. E come ti sei trovato? Qual è la differenza tra la gabbia e il ring? Cioè, com'è la sensazione e tutto? Che non si può scappare in gabbia. Sul ring vedi le corde e dici, ma magari mi butto e ci passi. Ricordo che il prossimo... ci passi sui buchi, sto trovando. Gabbia non funziona. E poi ho sentito che hai un impegno internazionale prossimamente. Parlacene un attimo. Grecia e fra il 20 agosto... E anche lì ho un bel incontro tosto. Il prossimo incontro. Spero di far bene. Sarà. Ok, quindi ti auguriamo anche buona fortuna per. Speriamo ovviamente che tu riesca a portare sempre in auge il tricolore. E un'ultima domanda che volevo farti: qual è la preparazione specifica che segui per i match? È una preparazione generica o ti prepari avversario per avversario? Avversario per avversario, cambio il mio modo per fare sparring, concorso di bellezza. E cerco di allenarmi ogni giorno, anche se è un po' difficile perché delle volte hai voglia di fare qualcos'altro, però dopo dà le sue soddisfazioni. Bene, ti ringrazio e buona fortuna per il tuo match in Grecia. Ciao, grazie.